segnato purtroppo ancora dalla pandemia, vogliamo ricordare quel passaggio, forse anche a ritrovare il tracciato di una strada comune. Peraltro che ha dato dignità alla lingua volgare e dunque alla nostra l'iniziativa Montecitorio a porte aperte. E allora, di diverse scuole di molte città italiane, venivano citate Fico, di Torino e Firenze, che sono stati in qualche modo capitale del Regno d'Italia, di Palermo, di Bologna, di Napoli, che sono stati sei anche di Roma. Ecco, per Dante l'Italia era soprattutto, ci parla il professor Carlo Ossola, presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dantesche. Autorità, signore e signori, cari studenti, particolare rilievo, come è stato sottolineato.